Buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, chi vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Cuore. Questa sera saremo insieme a parlare di musica, arte, cultura, identità, tradizione, come è nostro solito fare di martedì. Però parleremo con un personaggio che non è, è legato sia al mondo artistico ma anche a quello storico. E sicuramente dopo che avrete sentito questo pezzo, e lo presenterò, capirete di chi sto parlando. Terra de frontiera.
Bene, questo pezzo è un pezzo, la ballerella di Chiavone. Pensate che io e Raimondo, nella ricerca della sua poesia musicata da Carmine Palatucci nel 2007, andando ad Avellino, a Nocera Inferiore, grazie a Vincenzo D'Amico, abbiamo trovato quello che cercavamo, ma abbiamo trovato qualcosa di più. Abbiamo trovato questa ballerella di Chiavone, di cui non conoscevamo l'esistenza, è scritta a Gaeta, a Fonte, quindi nell'alta terra di lavoro lato mare, e dai briganti di frontiera. Briganti di frontiera che non, io personalmente non conoscevo, e quindi faccio ammenda. Creato e fondato da Pierluigi Moschitti, che è qui con noi questa sera. Ciao Pierluigi, come stai? Ciao, buonasera a tutti, bentrovati. Stiamo bene. Il pezzo è meraviglioso. Ti ringrazio perché è una delle mie poche composizioni. In genere non mi piace comporre, però per quanto riguarda la ballata di Chiavone, diciamo è stata un'azione di resilienza, si direbbe adesso, perché io avevo scritto questo libro sul brigantaggio. Con allegato un CD e mi mancava una canzone che parlasse di brigantaggio post-unitario e in modo particolare delle mie zone, perché io vengo dalla zona Fondilenola, quindi sul confine con lo Stato Pontificio, e il mio libro sul brigantaggio e sulla musica si dedicava in modo specifico su questo territorio. E quindi mi mancava, anche perché le notizie sono poche di quel periodo, però con la ricerca fatta per scrivere questo libro è venuta fuori la figura di Chiavone, Luigi Alonso. Luigi Alonzi, detto Chiavone, che diciamo era uno, a parte dei più famosi, ma anche il più pittoresco poi dei briganti, insomma. Lui si sapeva vendere bene anche nei mass media, andava sempre vestito elegante, ci teneva, si faceva fare i vestiti a Roma, aveva un revolver, eccetera, eccetera. E quindi composi questa canzone che mi andava a chiudere un po' il cerchio di tutto il percorso musicale del libro. E quel brano si trova su questo CD, non so se lo vedete bene. Sì, come no. Dove in copertina c'è una di quelle medaglie che mettevano sotto i cippi di confine, queste briganti di frontiera, ed era allegata a questo libro, Briganti e musica popolare dal nord del sud, perché il mio territorio, appunto quello a confine tra Monte San Biagio e Terracina, quindi da Dicevi. Portella Una a Epitaffio, era la cosiddetta volta si diceva Monticelio. la zona neutra, là non comandava nessuno, quindi No, ti stava dicevo vivo. che una volta Monte San Biagio si chiamava Monticelli, Monticelio. Sì, Monticelli di Fondi il nome, ma ancora adesso gli abitanti di Monte San Biagio si chiamano Monticellani, quindi No, non è ma io vengo spesso lì per lavoro. cambiato. Ah. E devo dirti che loro ancora nelle campagne, ma ancora anche nei più giovani, ancora si sente dire Monticelli, Monte San Biagio, più da chi viene da fuori, ma gli autoctoni ancora si sentono molto legati a questo nome, che tra l'altro è molto simile, è uguale a quello di Monticelli di Rocca, oggi di Esperia, ma di Rocca Guglielma, che una volta era comune a sé. Sì, infatti perciò disposero di cambiare il nome perché altrimenti si confondeva con un altro Monticelli, però nella tradizione pure noi se dobbiamo, non diciamo andiamo a Monte San Biagio, diciamo andiamo a Monticelli, è rimasta, sono questi retaggi culturali. E quindi questa canzone insieme alle altre poi faceva parte di questo CD, Briganti e Musica Popolare. Veramente il CD si chiamava Canti d'amore di brigantaggio alla frontiera pontificia, perché il CD sono brani sul brigantaggio e brani dedicati in modo particolare alle serenate,
perché avevo fatto una ricerca sulle serenate che era abbastanza curiosa e dettagliata, per cui la maggior parte dei brani, oltre a quelli sul brigandaggio, sono serenate, i vari tipi di serenate, che abbiamo diversi tipi di serenate sul territorio. E dal nord del sud, proprio perché in confronto al Regno di Napoli oppure al Regno delle Due Sicilie, il territorio da dove provengo io a confine è il nord, quindi è il nord del sud, come Stato. Eh sì, una volta noi eravamo il nord, noi pensa come la storia di cambiano, come gli uomini possono cambiare la geografia e la storia. Noi una volta stavamo a nord, noi ci troviamo al centro, quindi l'inizio del sud, pensa come cambiano le cose. Ma ti volevo dire, allora, quel pezzo che quel È dimmi, meglio dimmi, dimmi. essere il sud del nord o il nord del sud? Ma meglio essere appartenente alla patria napoletana. Guarda che il concetto nord e sud nasce con l'Unità d'Italia, nasce con, sono termini lombrosiani. Prima si usava la parola patria napoletana e si usava il termine alto e basso, centro, e non c'era proprio il concetto di divisione, perché Non nord e sud dividono, mentre invece una volta si usava alto, bassa, est, ovest, e c'era molta più c'era la Ciderione, civiltà. C'era la civiltà inferiore. della. Sì, infatti, bravissimo. Ultra, l'ha detto giusto. Ma il concetto di nord-sud nasce con l'Unità d'Italia perché bisognava dividere, se no, altrimenti questi non comandavano. E nasce il razzismo, nasce l'ombroso, l'Unicefalo. Calcola che noi siamo figli della civiltà dell'accoglienza, la civiltà non della tolleranza, ma della convivenza. Perché la tolleranza è un concetto molto particolare, secondo il mio modesto avviso, è l'anticamera della violenza. Io non ti devo tollerare, perché ti sto tollerando Ebbene. perché sono distante da te e ti sto sopportando, ma invece è la convivenza che è quella che ci ha sempre contraddistinto, e tu lo sai bene. Per quanto riguarda Chiavone, quel pezzo è molto bello, l'ho sentito proprio che ti hanno anticipato. E a me personalmente può dire tanto perché sono legato un po' a quello che è la mia missione, perché non faccio più soltanto passione, ma questa è proprio una missione. Ma anche artisticamente, musicalmente è bello, è pure bello da ballare, veramente. Poi quella voce femminile è bellissima che tu mi dicevi che purtroppo porti nel Ci ha cuore e devo dire giorno lasciato dopo. 2 anni fa, ci ha lasciato 2 anni fa. Parliamo Ma di chi parliamo? di Emanuela Mastrobattista, la nostra cantante sia dei Briganti di Frontiera che dei Briganti dell'Appia poi successivamente. Ha cantato con noi, l'ultimo concerto che fece con noi fu il 30 di febbraio. E il 12 maggio ci ha lasciato, lasciando un vuoto incolmabile. Lo si legge nelle tue parole. La canzone è abbastanza semplice, rispetta un po', diciamo, i canoni della canzone tradizionale. Identitari della zona di lavoro, la nostra Sì. musica, la ballarella e il saltarello. La ballarella come ritmo, in endecasillabo come struttura strofica e se ci fai caso manca il ritornello, come si usava una volta nella musica popolare antica. La musica popolare è quello, un sistema di polifonia più voci, ma con il coro che nasce grazie a Gesualdo da Venosa, che inventa il sistema della polifonia. Quindi, guarda caso, siccome c'è da noi la musica popolare è sempre stata la musica colta, perché si mischiava con la musica del San Carlo e viceversa, è musica diversa, e la nostra musica popolare è completamente diversa dal resto del mondo. E infatti, la Certo. nostra si può tranquillamente suonare a San Carlo. Io lo dico sempre, lo ripeto sempre, perché era una contaminazione continua. Quindi, da noi poi nel Regno, tu lo sai che la musica per molti secoli è stata un'industria nazionale, quindi nulla, ed è normale che il popolo non potesse. Poi hanno Sì. cercato, dopo il 1860, di
di distruggere la civiltà, la cultura popolare, fallendo clamorosamente, perché tu sai che il grande nemico della borghesia è il popolo. La civiltà e la cultura popolare hanno le loro, i codici, i loro regolamenti, le loro procedure e le loro leggi. E non la musica popolare è un'espressione di questo. Non riuscendo a farlo con la forza, hanno cercato di farlo inventandosi il folklore, quindi cercando di ridicolizzare Pulcinella, cercando di ridicolizzare la musica popolare, facendo una Ma folcloristica, la ma musica popolare, hanno fallito clamorosamente. nel momento in cui viene assorbita in modo anche non legittimo dalla borghesia o dai ceti più elevati, diventa folklore, È quello che perché sto dicendo. non serve più al popolo per esprimere i suoi sentimenti oppure per fare festa durante delle ricorrenze, oppure di festeggiare la mietitura, la vendemmia, Attenzione, eccetera. Luigi, borghesia però, non aristocrazia, aristocrazia si è sempre fusa bene con il popolo, perché il popolo nostro è senza aristocratico, l'aristocrazia ha sempre vissuto E qui infatti fuori. quello che noi chiamiamo, si possono chiamare classi intermedie, Sì, ma questo hai la ragione, borghesia è razzista. perché prima ti volevo fare l'esempio. Tu parlavi del San Carlo prima del 1860, no? Dove a teatro andavano tutti, anche i poveri Sì. andavano a teatro. Tanto che, siccome uno dei miei ultimo progetto, che è stato un progetto sul Dante Popolare, dove abbiamo rivisto in modo particolare delle opere di Dante, in modo specifico l'Inferno dantesco in chiave popolare, con brani che abbiamo scritto noi in dialetto napoletano, Lingua rifacendoci, napoletana, sì, non è un dialetto, è rifacendoci una lingua. in lingua napoletana, rifacendoci ai canoni dell'opera buffa. Bravo. Che cos'era quest'opera buffa? Quest'opera buffa prima si chiamava Intermezzo, e veniva usato nei teatri a Napoli, perché nei teatri davano in scena le opere classiche, che per i più erano abbastanza noiose. Allora, molto spesso il popolo si assopiva, Più oppure che addirittura noioso, deve essere un grandissimo cultore. cultore anche, Perché certo. per pochi è diventato. Il popolo si assopiva e qualcuno si addormentava pure. Allora inventarono questo intermezzo, che era appunto un intermezzo tra un atto e un altro, che aveva il compito proprio di svegliare la gente. E contrariamente a quello che succedeva nell'opera classica, l'opera buffa parlava di problemi quotidiani, di routine quotidiane, di situazioni in cui il popolo si poteva rispecchiare, tante volte anche in modo ironico, in modo comico, in modo da svegliare la È gente. satira, perché in realtà lo so che il Certo. teatro drammatico nasce in Grecia, ma quello satirico nasce a Napoli con la Tellane, no? E quindi Diciamo che fu questa era delle cosa forme di... Dimmi, scusami. fu talmente apprezzata che poi questo intermezzo divenne opera buffa e divenne, diciamo, una cosa artistica a sé stante. La serva Conta. parte La serva padrona è il primo esempio di opera buffa portata in scena. E noi vediamo questi personaggi di Dante come li avrebbe visti un'opera buffa, ma ai tempi d'oggi è come li avrebbe visti un Massimo Troisi, un Luciano De Crescenzo, in modo molto, molto, molto ironico. Cioè Dante che si lamenta, che dice: Songo Ulisse, il più astuto all'inverno m'ha sbattuto, chi lo chiava che da tanto ci facesse mazzo tanto. E insomma, un po' tutto Sì, poi tanto quando Dante è stato quasi 5 anni in esilio a Napoli, quindi pare che da lì e poi abbia trovato pure ispirazione per fare, vabbè, poi ci no? sta Alberico qua, Sette Frati, vabbè. Per chiudere prima il discorso di Chiavone, Sì. Chiavone sì, era uno che ci teneva molto all'immagine, ma è stato
il generale più temuto dai rivoluzionari dei piemontesi, perché Sì. era più di Crocco, perché Crocco combatteva la sua guerra, Chiavone combatteva veramente per il re, e quindi si intende, e loro avevano veramente paura di Chiavone, perché aveva organizzato questo piccolo esercito che era veramente attrezzato bene, soprattutto con un materiale umano incredibile, di cui tra l'altro molti venivano dalla tua terra, i padre e figlio Mattia, che venivano da Fondi, poi c'era Conti, Giuseppe Conti, sempre Giuseppe da Conti, sì. Lenova, da Fondi, personaggi che erano grandi soldati e guerrieri, e diedero una grossa mano a Luigi Alonzi, e fu veramente preoccupante. Diede veramente filo da torcere ai vertici militari piemontesi Luigi Alonzi, perché era capace, stava creando veramente, sapevano perfettamente che poteva ribaltare la situazione. Poi Eh si è sì, scritto perché Bob, poi, era tra veramente in gamba. l'altro, Dimmi. aveva una banda molto numerosa, pare circa 1.000-1.100 persone, ed erano organizzate militarmente. Io, sempre sul libro Briganti e Musica Popolare, tra l'altro, ho tradotto un articolo fatto da un giornale francese di un giornalista che andò proprio a trovare Chiavone. E Chiavone, come lui dice, si trovava sopra le montagne e dice che aveva il mare a destra, le montagne a sinistra e Fondi a 2 ore di cammino. Quindi si trovava a Monte San Biagio, sicuramente. Tant'è che poi, facendo altre ricerche, il 1 maggio lui del 1861, la banda di Chiavone assalì Monte San Biagio, mise a ferro e a fuoco. Il 3 di maggio arrivò a Lenola dove sfondò le porte e entrò dentro la città di Lenola e andò al comune, al municipio. Siccome Lenola era rimasta in maggior parte borbonica, il sindaco di allora, un certo Giuseppe De Simone, era rimasto borbonico. I chiavonisti da fuori urlavano viva Francesco II e quelli dentro, i lenolesi, gridavano viva Francesco II, cioè stavano tutti e due dalla stessa parte e manco lo sapevano alla fine. Beh, certo, era un periodo di grande confusione in quel periodo. Comunque, diciamo che effettivamente poi c'aveva pure dentro di sé, per un periodo di tempo, un altro grande, la Primula Rossa, che era Domenico Fuoco, un altro grande personaggio veramente incredibile. Spezza si faceva chiamare Fra Diavolo, come ci diceva Maurizio Zampati. Qualche settimana fa abbiamo fatto una bellissima intervista con Maurizio, che ci ha spiegato molto il personaggio, che era un personaggio straordinario. Comunque, Pierluigi, cominciamo a parlare di te. Quando nasce? Dove nasce Pierluigi? E come cominci? Come cominci? Come musicista? Hai fatto scuola? Dunque, Parlaci un po' di te. Raccontici di te prima. io sono nato a Fondi. All'età di 12 anni con la mia famiglia ci siamo Scusami un attimo, trasferiti. Pierluigi, come diceva Pulcinella, è a Mafonda che ci sta la legge. Sì, infatti, ancora adesso forse. E quindi da Fondi all'età di 12 anni ci siamo trasferiti a Lenola, dove avevamo casa di mio nonno. E qui a Lenola, sai, le cose positive dei piccoli paesi è che non ti offre molto il piccolo paese, quindi se vuoi passare il tempo ti devi inventare qualche cosa da fare. E quelli erano gli anni della musica beat. Io a 13 anni entrai in un gruppo beat lenolese e suonavo il basso, la chitarra bassa. Concertini così, insomma, sempre sì, i Un famosi concertini per strada, qualche serenata, eccetera, eccetera. Poi, avendo cominciato a studiare musica, avevo iniziato a studiare flauto traverso.
Flauto traverso che ho studiato, ho fatto pure alcuni anni al conservatorio, alla scuola con Giorgio Gaslini di improvvisazione. Iniziai subito a suonare con un gruppo rock di Fondi, che erano semiprofessionisti, già avevano inciso, a suonare il flauto traverso nello stile rock. Allora cominciava un po' ad andare Ian Anderson, i Jethro Tull, tutti usavano questo flauto, io lo suonavo in quella maniera e ho avuto modo di girare un po' con questo gruppo perché era l'epoca dei festival pop, ho avuto modo di fare festival Parliamo di anni 70, anni sì, 70. allora con Napoli Centrale, con Pino Daniele che suonava il basso, ci stavano gli Osanna, ci stavano i vari gruppi da allora, Rovescio della Medaglia, Gli quella vecchia showman. locale, e tutti questi gruppi C'erano progressive. anche gli showman di Mario Musella, no? Sì. Allora, dai showman di Mario Musella nacquero gli Osanna per via di Elio Danna e Napoli Centrale per via di James Senese. Insomma, si divisero un po' così, più o meno. E poi, un periodo con un manager, ho fatto una tournée in tre, dove c'era il mio gruppo, c'era Alan Sorrenti ai tempi di Cirencello Vui, e c'era il Perigeo, che è un grande gruppo Hai vissuto da fondamentale. protagonista quegli anni con personaggi importanti, Alan Sì, quegli Sorrenti. anni sì, ma Quindi, il fatto. scusami, hai vissuto l'epoca dei Napoli's Power. Sì. Allora io la prima volta che vidi Edoardo Bennato, lo vidi a un festival a Palinuro, dove ancora non cantava nessuno delle sue canzoni, cantava canzoni di Woody Guthrie, che diciamo è il padre musicale di Bob Dylan. E lui cantava da solo con la chitarra, l'armonica, il kazoo e un Quindi pure, tamburello. scusami, pure Jenny Sorrenti hai conosciuto. Come no, coi San Just. Jenny suonava coi San Just. Ho conosciuto Michele Zarrillo perché era il cantante dei Semiramis, che era un gruppo che si presentava in scena tutto truccato. Comunque sottovalutato Michele Zarrillo, che era molto bravo, eh. Sì, e diciamo questi qua. Poi sono andato avanti con questo gruppo e poi ho suonato Fermati. con questo gruppo. Poi, vabbè, come tutte le cose, finisce e ho iniziato a suonare la batteria in gruppi blues e rhythm and blues, perché le percussioni sono sempre stata una mia passione. Poi a un certo punto, a metà degli anni 70, sempre con degli amici di Lenora, eravamo otto persone. Un amico che veniva da Roma una sera con un registratore portatile mi fece sentire Tamurriata Nera della nuova compagnia di canto popolare. E sai, questo ritmo in casa, mi prese e mi affascinò. E pensai, dice, scusa, ma qua siamo italiani, siamo napoletani, perché dobbiamo fare la musica anglo-americana? Con i gruppi dove suonavo la batteria, facciamo le Zeppelin, Deep Purple, insomma, tutta roba tosta. Dice, ma questa è la nostra tradizione, perché io italiano devo fare la musica anglo-americana? Loro mica fanno le tarantelle. Cioè, ebbi, diciamo, una sorta di impulso identitario, non so come chiamarlo, hai capito? Folgorato sulla Civita Farnese. E quindi entrai in questo gruppo e suonavo il flauto e l'ottavino. E eravamo tutti ragazzi, c'avevamo una macchina sola perché soltanto quello che suonava il mandolino c'aveva 18 anni, gli altri eravamo tutti più piccoli, ci chiamavamo Lenola Folk, però il genere piaceva anche perché era uno dei pochi gruppi in zona che facesse musica popolare. E allora, per dirti,
tutte le feste dell'unità della provincia di Latina e di Frosinone, ce le siamo fatte tutte quante, perché ci chiamavano, perché era un genere che andava, però lo facevano in pochi. Poi Beh, ci abbiamo. tu sai che Tamuria da Nera è il pezzo più suonato al mondo, Che poi è anche uno dei pezzi più moderni del Sì. E repertorio no, forse è il più tradizionale. moderno, perché poi quello è del Eh 44. sì, del 44. E il ritmo che è a Mario e Nicolardi Sì, ma... si vollero rifare a un E poi la ritmo musica antico. anglo-americana nasce tutta quella napoletana siciliana, quindi nasce tutta Sì, dalla villanelle, dal ritmo, come no. dalle moresche, poi diventa musica popolare che quando i nostri migranti andarono in America fusero la nostra musica popolare con quella afroamericana, nasce il blues, il jazz. Certo, Infatti sì. il primo disco inciso in musica jazz fu di un siciliano, Nick La Rocca, no? Sì. E Ma quindi sì, anche perché voglio dire, come cultura tradizionale, l'America ha ben poco, perché no, sì, ma se all'America non ci fossero stati gli italiani, gli irlandesi, gli e i afroamericani. tedeschi. Cioè, vedi la musica country svelta americana e musica irlandese, c'è poco da fare, è uguale, è la stessa cosa. Anche gli strumenti, il violino, è uguale. Quindi hanno colto un po' da tutte le varie cose, come è opportuno fare Sono in le questa situazione. caratteristiche degli imperi, no? Come fece l'impero romano che sopravviva da tutto e ha preso un po' da tutto. Che è sempre una ricchezza se riesci ad Assolutamente. assorbire tutto. E quindi te stavo dicendo, poi questo gruppo si sciolse, che poi i ragazzi, chi si comincia a fidanzare, chi una cosa, chi un'altra, eccetera, eccetera. Però io subito dopo il Leonora Folk, ti parlo del 76. Iniziai a fare il disc jockey nelle radio private, nelle discoteche. E ogni tanto, quando si formava qualche gruppetto, così suonavo la Praticamente tutte le novità di quel periodo le hai vissute tutte in anticipo, quindi le radio sì. private che in quegli anni proprio nascevano. Eravamo una delle No, si chiamavano poche. le radio libere. Radio Libero, noi preferivamo Radio Pirata come edizione, perché in effetti era privata, pirata, perché voglio dire, noi la prima radio abbiamo trasmesso in onde medie, che è vietato dalla Convenzione di Ginevra, e la polizia ce la fece chiudere perché disturbavamo gli aerei in volo. C'era una linea che passava sopra, una linea aerea sopra Mi lei, stava e venendo in questi. mente, mentre parli, mi viene in mente Peppino Impastato. Ecco, quella era lei, di Mauro Rostagno e di Peppino Impastato, quelli eravamo, radio di movimento. Poi invece riuscimmo a comprare un trasmettitore FM e trasmettevamo in FM. Dove ce l'avevate questa sede? Allora, questa qui inizialmente ce l'avevamo sotto il garage di casa, Sì, mia. è un classico. Con il telefono, con una prolunga attaccata alla mia linea telefonica, una antenna lineare che partiva dalla terrazza di casa mia e si sviluppava per 100 metri fino al balcone di un amico che abitava di fronte. Hai capito? Raffreddarla Sai stava perché rido? sempre. Sai perché rido? Perché era un periodo in cui era periodo degli anni 70, che sono stati veramente anni di una violenza, cioè il terrorismo era veramente Sì, anni di è paura, ma vero. era anche anni di innovazione, sperimentazione, di voglia di fare, di vivere. Uno non vogliamo passare, noi abbiamo capelli bianchi, non voglio passare come quello che dice che no, ma ai tempi miei, però io credo che i ragazzi di oggi quel clima non sanno nemmeno che cosa fosse, perché poi io invece frequentavo il mondo del pallone, era pure la stessa cosa nel pallone, era veramente, c'era un fermento a tutti gli anni 70, sono stati qualcosa di terribilmente grandi.
a livello di creatività, di tutto, di sì, spensieratezza. Perché non c'avevi niente. Perché non c'avevi niente. Voglio dire, a Lenola, un paese di 3.000 abitanti allora, però c'era quella situazione che secondo me era meglio delle grandi città. Sì, ma infatti la tecnologia del terzo millennio sta facendo, ci sta inzallando a tutto quanto, siamo diventati proprio di scemi che vanno e girano, a chi di tempo invece era tutto diverso, perché poi ecco, nasceva la prima tecnologia, quindi le prime radio, le prime cose, l'LP, il nastro, ti ricordi quelle cassette a 8? Dopo tanto tempo riuscimmo a comprare un Revox con le bombine. Che poi di quegli anni non dobbiamo dimenticare, tu hai citato grandissimi artisti con cui hai frequentati, ma non dimentichiamo un'altra cosa che tutti ignorano: ci fu il boom degli Squallor, che hanno anticipato i tempi di 50 anni. Quello che cantavano loro negli anni 70 si è verificato a distanza di 40 anni. In questa radio, dopo mezzanotte, mettevamo un programma hot che si chiamava Gli Ingocciatori della Notte. Ingocciatore all'Enora significa uno che insiste, in testardo. Ma pure terra di lavoro è quella. E allora da mezzanotte in poi mettevamo gli Squallor, mettevamo gli Schiantos, mettevamo l'inferno nella poesia napoletana. Grande, se... vabbè, quello stiamo parlando di quello che recitava Carlo Giuffrè con del Marchese di Caccavone. Sul nostro blog abbiamo pubblicato tutte le puntate dell'inferno napoletano strepitoso, qualcosa di incredibile. Cioè, hai capito che com'era la situazione? Io ho qualche anno in meno di te, ma lo vivevo da comunque, l'inferno della canzone, dell'inferno della poesia napoletana la presentava Angelo Manna. Angelo Manna, sì, insieme a Carlo Giuffrè, quello là proprio pubblicato. Perché l'inizio proprio del disco era: buonasera, sono Angelo Manna, il coordinatore dell'antologia, che noi ogni tanto mettavamo: buonasera, sono Angelo Manna, e fermavamo, buonasera, e ci vendevamo queste trasmissioni così molto goliardiche, anticipando quello che poi fece Renzo Arbore. Comunque non eravate solo voi, perché poi calcola che la prima radio privata, pensa che la prima radio privata in Italia fu Radio Kiss Kiss, e la prima TV privata fu Canale 21 in Italia. Sì, è tutto da Napoli, Martino. Poi è arrivato il biscione, hanno cominciato il network, i soldi, sono arrivati i soldi ed è finito tutto. E ha strongato tutto. Noi qua pure, io adesso vivo a Gaeta ormai da anni, eppure c'era Telemondo Orlando, che era la televisione di Antonio Ciano, che ha fatto storia, no? Poi da te c'era pure Telemonte Giove, no? Telemonte Giove a Terracina, ma quella Telemondo Orlando era più una televisione di quartiere, proprio come era allora. Sì. Ci hanno fatto un documentario, tanti studenti ci hanno fatto la tesi di laurea, e poi per questioni burocratiche però poi hanno dovuto chiudere. Purtroppo si è... Come a questo punto, come arrivi alla musica popolare? Arrivo alla musica popolare con questo gruppo di amici, diciamo dal 75, dal 74 al 77. Cioè, poi tutti i sono... anni hai fatto tutto questo, no? Con questo gruppo Lenola Sì, poi dopo, dopo l'esperienza della radio comincio con la radio, comincio a fare il disc jockey in questa radio e nelle discoteche di zona. L'epoca della febbre del sabato sera. Sì, l'epoca gli anni 70, che sono stati i migliori anche dal punto di vista di musica da discoteca, perché cominciava a arrivare il funky americano, la soul music, BG's, At Wind Fire, Commodore, i Chic, Gold Gang, KC, Sunshine,
insomma, tutti questi grandi. E questo qua l'ho fatto per una ventina d'anni, perché poi gli ultimi 20 anni, anni. sì, gli ultimi anni ho fatto i villaggi turistici sul litorale di Fondi. Quindi fino agli anni 90. Allora, sì, ho fatto fino i villaggi turistici, li ho fatti fino al 97. Metti Quindi è stato da. il tuo mestiere, ci campava. No, perché io poi sono stato dipendente direttore della biblioteca del comune di Campodimele e sono stato anche prima consulente, poi direttore del sistema bibliotecario sudopontino, È che adesso stato sono il campo di mele, 11 biblioteche. è stato la sede principale del film di Fra Diavolo con Amedeo Nazario. Io ero dipendente del comune di Campodimele dall'81 fino all'anno Alla scorso, quindi pensione. sto in pensione da un anno. E questo mi permetteva l'orario d'ufficio, poi dalle 2 in poi di dedicarmi alla mia passione. Quindi magari finivo in discoteca alle 4 che rientravo a casa. Alle 7 mi dovevo alzare per andare a lavorare. Comunque l'ho fatto con piacere, con quella passione giovanile che non ti fa stancare mai, hai capito? Che anche se La non forza, dormo, perché non fa niente. quegli anni bisogna di un volo. E poi il 97 là, allora riprendi la musica popolare. 97 riprendo con i Briganti di Frontiera, che erano, diciamo, l'Enola Folk, che si sono riuniti dopo 20 anni, Con qualche capello in meno. qualche anno in più e qualche capello in meno. E quindi abbiamo continuato con i Briganti di Frontiera, abbiamo fatto questo CD dove ci sta quella canzone di Viaone. Poi mi sono trasferito a Gaeta nel 2002 e qua mi si è aperto un altro mondo, perché ho conosciuto altri musicisti di musica popolare e allora prima con delle collaborazioni, poi insomma, poi alla fine anche per questioni di tempo ho lasciato un po' da parte i Briganti di Frontiera per dedicarmi diciamo a un'attività musicale un po' più intensa. Che con i Briganti di Frontiera nessuno era professionista, tutti c'avevano il lavoro e magari tante volte non eri al completo, oppure una parte un po' più lontana non potevi andare perché chi c'aveva problemi di lavoro, eccetera. Insomma, era proprio un hobby, diciamo. Invece, poi stando a Gaeta e conoscendo altre persone, poi è diventato quasi, quasi una Prima di professione. passare alla seconda parte di questa storia tua, che è veramente interessantissima, fatelo dire, e non pensavo che avessi tanto da raccontare, ma visto che tu hai, perché poi devo fare l'altra domanda, visto che tu, il titolo di questa trasmissione, per Luigi Moschitti, Brigante con il tamburo, Sì, un pezzo col tamburo ce lo fai adesso, che ti ricorda ti Briganti di Frontiera? posso fare una ritmica, Sì. se vuoi, una tamburriata, una Come quello che vuoi ballatella. tu, quello che vuoi tu. Guarda, ti volevo far sentire, io ho portato diversi tamburi, perché come si dice nella nostra terra napoletana i tamburi sono pezzecorde, cioè sono come i figli, e ogni tamburo ha la sua anima, ma soprattutto c'ha il suo costruttore. Questa piccola damorra, ad esempio, è di Fabrizio Fazio, che è un artigiano di Ganci in Sicilia. Questa è una damorra da Antonio Matrone, detto Olione. Questa è una damorra muta di Tonino Stocco, e ognuna ha il suo nome Ci fai del. sentire, No, perché lo so che agli artisti non si chiede mai nulla, dimmi. però qualcosa con la tamorra muta.
Tambù. Sì. Perché tu la suono un poco, ma la trovo strepitosa il tamburro muto. E poi la tamurra muta, che è questa, in Medio Oriente la chiamano tar, è la stessa cosa. Questa accomuna questi... Questo è il tipico strumento insieme alla ciaramella, il tipico strumento del Mediterraneo. Sì, in Medio Oriente la usano con la diteggiatura. Invece noi dalle nostre parti la usiamo come la tecnica normale di una tamurra, però c'ha un suono particolare perché appunto è senza sonagli. Hai un tocco raffinato, anche perché poi non si vede come tocchi quel tamburo. Complimenti. No, vabbè. Ma dimmi una cosa, ma pur essendo nostro terra di tamburello, no? Ballarella e saltarella, ti trovi sì. Che forse sei più legato alla tamburriata, o mi sbaglio? No, perché poi... E faccio un ritmo di ballarella, dai. Il problema di queste ritmiche in ambito popolare, almeno fino a 10 anni fa, 15 anni fa, è che ogni gruppo di musica popolare eseguiva e aveva un repertorio tipicamente della propria zona. Per cui i gruppi napoletani facevano tamuriata, i gruppi salentini ancora adesso fanno soltanto pizzichi, i gruppi abruzzesi fanno soltanto saltarelle o ballarelle. Quindi uno che voleva imparare le varie tecniche doveva girare tutti i tagli per impararle. Adesso ci stanno dei bravi maestri che hanno acquisito tutte le tecniche, te le possono spiegare e te le possono far imparare. Però una volta che non c'erano maestri, per cui si doveva rubare, come diciamo noi, in cerco. Ti dovevi andare a vedere i concerti e dovevi vedere quel percussionista che tecnica adottava, che poi ognuno adotta la sua tecnica, no? Non c'è uno standard come il pianoforte, che se stai al terzo anno sai fare quello, se stai al quarto sai fare quello. Qua no, qua ti dovevi imparare da solo e dovevi stare a guardare chi sapeva suonare meglio di te e imparare. Anzi, tante volte puoi imparare anche da chi non sa suonare meglio di te, perché magari sviluppa una tecnica in un certo modo. Però questa è la vera arte, questa è la vera identità, perché poi il fatto che le persone poi abbandonano il proprio territorio e fanno un po' di tutto, alla fine possono diventare anche degli apolidi musicali, Che esempio da noi, nella nostra zona, di ballarelle e saltarelle se ne sentono poche, fanno tutto pizziche, cacchetta ammurriata. Però si perde identità, Cioè alla fine diventi un rischi di diventare un mercenario, un marchettaro, che fa un po' di... non è più quella cultura popolare, però alla fine. Diventi un musicista che fa il popolare, però non sei popolare. Il popolare, sì. Ma guardi, io ho rimediato a questa cosa, perché me la sentivo sulle spalle, quello che tu hai detto. Quindi la mia riflessione non cade... Sì, proprio per questo ho dato vita al gruppo I Briganti dell'Appia. Perché Briganti dell'Appia, perché veniamo da una zona di briganti, per cui abbiamo voluto revocare questa figura leggendaria dei briganti, che poi briganti non erano, e dell'Appia perché il nostro repertorio, come la Via Appia, parte da Roma e arriva a Brindisi. Su questo percorso della Via Appia noi troviamo tutti i generi musicali dell'Italia centro-meridionale. Allora, saltarello romano, la ballarella ausona,
il saltarello prima, poi la ballarella, poi le varie tarantelle, che vabbè, sono tutte tarantelle, le damuriate, le tarantelle del Gargano, e fino ad arrivare alle Vizie. E Proprio quindi ti sulla via Appia siamo. manca la Calabria. Ho E la Calabria però ce la mettiamo, perché la tarantella fatto la calabrese. battuta, però il discorso, allora a questo punto forse dovresti chiamare Brigati del Regno, perché copri tutte le musiche del Regno. Perché va qualcosa di romano, lo facciamo di pontificio. Ma No, i romani, però la musica romana dopo due o tre è cose un'altra perde. cosa, è No, tutta un'altra perde, cosa. perché è una. Se tu ci Sono fai caso, tutte le stornelli. ballarelle, allora se tu ci fai caso, no? Tutti quelli che stanno dentro il regno di Napoli, che alla fine a Teramo è nata musica. Infatti quelli di Amatrice, Amatrice era il regno di Napoli, Teramo era il regno di Napoli. Ferdinando IV fece trascrivere la pizzica, la Damuriata e Sì. Tarantella già erano trascritte, però quando sentì la pizzica, che si chiama pizzica pizzica, in Taranto nel 1797 rimase folgorato e la fece trascrivere. I Santini questo dovrebbero saperlo. Come fece trascrivere il saltarello teramano quando lo sentì, e pensa che al suo funerale fece suonare anche, oltre a Damuriata, la pizzica, fece anche suonare saltarello teramano e la pizzica, oltre a Tarantele e a Damuriata. Perché poi era estremamente colto Ferdinando IV, un grandissimo Allora, editore di musica. ti faccio sentire un saltarello che, diciamo, il saltarello, la saltazio romana, insomma, ai tempi, proprio già i romani, infatti ancora adesso si dice facciamo quattro salti, riferito al saltarello. In modo particolare c'è quello dell'Alta Sabina, che è un ritmo molto, molto svelto, che viene ballato a coppia, o anche in cerchio. Viene ballato in cerchio e a coppie, perché un saltarello dell'Alta Sabina più di un minuto non può durare, Ti perché è sfondi, veloce, ti sfondi. perché ti sfondi. E questo serviva anche perché veniva usato anticamente dalle ragazze per testare la prestanza fisica dell'uomo, cioè l'uomo che La sua resisteva. virilità. L'uomo che resisteva a ballare più di altri, era più corteggiato, perché era più corto. Allora, ti faccio dire, il ritmo del saltarello dell'Alta Sabina. Come lo vedi, è molto svelto. Sì, lo Questa conosco. è Alta Sabina Pontificia. Andando più giù, che i contadini erano più furbi, questo ritmo di saltarello viene rallentato e diventa ballarello, dove no, non è più saltato, che ti stanchi facilmente, ma è più strusciato come ballo. E quindi abbiamo. E questo è il ballarello, hai capito? Più modo, sì, vabbè, passa il tabello poi con la Sabina, più che altro quello molto simile a quello da Amatrice. Siamo sempre lì nei Sì, ritmi in venuti quella da zona, che Amatrice. zona quella Ma lì. lo sai, sai che io mi occupo di identità non soltanto a livello di storia, ma anche a livello musicale. Cioè abbiamo quel canale con tantissimi video. Abbiamo Sì. portato per 2 volte consecutivi i Zampognari di Villa Latina con le ballatrici dell'Alta Terra di Lavoro, quindi dall'antica Agnone. Abbiamo fatto un figurone, sono stati bravissimi i Zampognari di l'antica Agnone, quindi su questo è un sfondo, una porta aperta. Volevo solo chiederti una cosa: a questo punto compare il nome Briganti, quindi Briganti di frontiera, Briganti con l'Appia. Come mai? Come nasce questo tuo rapporto con il brigantaggio? Soltanto perché è un retaggio politico-culturale di ribellione Allora, e hai scoperto i briganti, nasce, o perché no, proprio sei. tu sai che chi sta in ambito musicale, no? E se giovane c'è la passione, una canzone non la ascolti soltanto, ma la assimili.
Io prima ti ho parlato da Muriata Nere che mi ha fatto aprire un mondo diverso da quello che frequentavo. E premetto che noi, il primo gruppo, l'Enola Folk, nacque a seguito di una ricerca sul campo, nel senso che noi da ragazzi andavamo a casa dei pastori, dei contadini, col registratore e registravamo le canzoni antiche. Che loro sapevano. A un Ce certo l'hai punto ancora? stanno, io non ce l'ho, però stanno all'archivio di Stato di Roma. Allora, a un certo punto, avendo tutto questo materiale, chi strimpellava la chitarra e dice: ma perché non le cominciamo a fare? No? E abbiamo cominciato a fare queste canzoni dell'area lenolese. Poi ci hanno cominciato a chiamare da fuori, paesi limitrofi, e chiaramente dovevamo ampliare un po' il repertorio, non potevamo fare soltanto pezzi di Leno. Ci stava la nuova compagnia del canto popolare, ci stavano i Zezzi di Pomigliano d'Arco, grande gruppo che è riuscito a portare la cultura agropastorale dentro alle fabbriche e farla conoscere alla classe operaia. Un Per saluto a Marcello, cogliamo l'occasione per un saluto a Marcello Colasuglia. bravo, sì, concordo, un saluto a Marcello. E quindi abbiamo dovuto ampliare un po' questo repertorio. Ci chiamavamo l'Enola Folk. E quando andavamo a suonare, chi siete voi? Ah, io, l'Enola Folk, vabbè. E così. A parte che già non mi cominciava a piacere il termine folk, perché c'è stata tutta una storia, eccetera, eccetera, si confonde il folk Colore, quella cultura popolare, quella civiltà con il popolare. folcloristico, con il C'è quel folclorico. bellissimo, scusami, ti interrompo, c'è quel bellissimo film Another Time, Another Place, col protagonista Gianni Mauriello, che fa capire Ah. perfettamente la differenza tra il folklore e la musica popolare. E quindi poi quando ci siamo riformati, allora ho detto, dice, ma noi andiamo in giro con questo nome, l'Enola Folk, non ci si fila nessuno, dobbiamo dare un nome che fa mettere paura. Allora, addirittura qualcuno propose Banda Chiavone, però mi sembrava un po' troppo. Quindi poi a un certo punto io pensai, e qua, visto che noi stiamo sulla linea di frontiera, che terra di briganti, e perché avevo sentito Brigante se muore di Eugenio Bennato e di Carlo Dangiò, che questa è un'altra canzone che mi ha aperto un mondo, mi ha aperto il mondo della ricerca in modo particolare, perché io sono uno di quelli che quando propone una canzone al pubblico, cioè, io devo sapere tutto di questa canzone, perché poi a me piace anche spiegarla al pubblico. Se qualcuno ti chiede qualche cosa, mi dice, ma non lo sa. E quindi da lì ho cominciato la mia ricerca sul brigandaggio e sulla creazione di questo gruppo Brigante di Quindi Frontiera. dalla musica sei arrivato al brigantaggio Sì, insorgente. Io sì. sono molto più legato forse all'inno popolare, perché sai, il Brigante Samore è un po' più lotta di classe, sai, un po' diverso, ma il vero canto popolare, popolare in assoluto, è il canto dei Sanfedisti, che è un Sì, trattato di filosofia. Eh, per tu, tu esempio, ascolti, noi tu lo ascolti il canto facevamo, dei noi Sanfedisti, facevamo. tu ascolti. Il canto dei Sanfedisti sembra attuale. Tu i Giacobini, tu a roba a me e roba a te, né cagna né Sì, lega. sì, sì, sì. Avevano già capito tutto. Canto dei Sanfedisti già lo facevamo, però io la storia poi dei Sanfedisti l'ho scoperta dopo che ho sentito Briganzo, Sì, no, hai capito? no, perché vabbè, ma queste sono Che ho opinioni scoperto. personali, che non è che Sì, sì. limita la bellezza artistica dei pezzi, quelli sono pensieri personali miei che No, vengono poi dati. anche perché il termine, anche se il termine brigandaggio poi uscì per la prima volta poi addirittura proprio dai francesi nei confronti dei Sì, no, dai Sanfedisti, grandi, no? che Furono prima prima. chiamavano gli scarpiti. Prima li chiamavano Furono scarpe. i allora, i primi a subire questa onda furono i Vandeani. Ma sì. Poi i Sanfedisti e Lazzari napoletani,
E poi dopo, però basta metterci la parola insorgente a fianco, già capisci di che cosa parliamo. Perché tu lo sai che il brigantaggio si divise in varie fasi, c'è cioè quello là delinquenziale vero e proprio che apparteneva proprio allo Stato Pontificio, era Sì, delinquenziale. Poi c'era dell'Ottocento. quello insorgente politico contro E poi l'esercito c'era. invasore che poi si trasforma in guerra civile. Sì, e poi Quello è. legittimisti quelli. E Quello è nulla di più. poi me la sono studiata pure il canto dei San Pietristi. Infatti sul libro ci Ho visto, ma stanno l'avete due o tre musicato anche parti. a modo vostro, ma in maniera Sì. particolare in quel CD. Cioè spiegato, cioè se ti metti a spiegare il canto dei San Pietristi e tutto quello che c'è dietro, cioè ci scrivi un libro tranquillamente soltanto sul canto dei San Pietristi, Non te scherzi. da Luiso Campenisci, da tutto quello che è successo, Ma già il termine, già la Carmagnola. a Carmagnò, il termine Carmagnò, che tanti si pensano che è un paese piemontese, invece la Carmagnola era un ballo che facevano i francesi attorno quando piantavano l'albero della libertà e Sono ballavano la a Carmagnola. Carmagnola, perciò Asfottò dice sono Carmagnol, capito? E Asfottò. Ma poi loro capirono subito il popolo napoletano, Liberté, Égalité, Fraternité, tua roba a me e roba a E a te. roba a Era te. cambiato i tempi. E voilà, caociungù la libertà. Chi tiene pane e vino è un giacobino. E comunque, ritornando, Briganti dell'Appia, che è abbastanza nuovo come gruppo, perché dal 2014, però È poi lungo, sono gli anni. prima ancora, dal 2003, ho cominciato a suonare con Silvano e Loredana, che tu conosci Certamente. di San Giorgio Alliri, prima col canzoniere dell'Appia, poi con i Controra, poi con i Ventrupea, sempre con Silvano e Loredana. Poi ho iniziato una collaborazione con Gianni Verilli, che è un suonatore di Ciaramella, che è stata la Ciaramella di Eugenio Bennato con Musica Nova, è stata Ciaramella solista dell'orchestra di Ennio Morricone, ha fatto parecchi concerti con Morricone, ha fatto la colonna Gianni sonora Verilli, siamo lì, ho parlato con un Di pezzo. Baharia. E ho incominciato a suonare con Gianni prima in trio, poi in quartetto, poi mi ha inserito, lui aveva un'orchestra di zampogne e organetti, la Ciarabanda, che lui aveva un po' ereditato dal padre, Cesare Perilli, che è stato proprio un precursore della musica popolare, in modo particolare della ciaramella, perché è stato quello che si è inventato le chiavi nella ciaramella, permettendo a questo strumento di prendere altre note che altrimenti non avrebbe mai potuto fare. E poi Gianni fece un gruppo folk rock, si chiamava L'Altra Etnica, e mi inserì anche a me, un genere particolare anche come strumentazione, perché c'era chitarra elettrica, basso, batteria. Poi stavo io alle percussioni, Gianni alla zambogna, alla ciaramella e al sax, e Maria Cristina D'Alessandro alla chitarra battente e alla voce. E con questo gruppo abbiamo suonato parecchi, abbiamo fatto tutti i festival importanti di zona, abbiamo fatto una tournée in Austria, è stata veramente una bella esperienza che mi ha formato proprio Artistico. a livello professionale, perché Gianni è un maestro veramente. Gianni ti dice come devi stare sul palco, quello che devi fare e quello che non devi fare. E ti dà una carica prima di suonare che non è da tutti. Insomma, è No, Gianni, veramente. un grande. E quindi questo mi ha formato molto. Poi
le strade si pezzo, sono. mi fai sentire un pezzo di quel periodo che cos'era con Gianni? Ti viene in mente? Con Gianni, ma come te lo faccio sentire? Ti posso fare. Una specie di saltarello che faceva già. Senza Eh uno sì. strumento non. No, no, però si è visto la differenza rispetto al saltarello di prima. Sì, che saltarello di prima, invece questo è ancora più classico, è che sempre saltarello però fatto in modo diverso per Più quanto riguarda, orchestrale. cioè, pure. Sono varie varianti che io dico sempre che la musica è come la gastronomia. Ci stanno i piatti tradizionali, come la musica tradizionale, dove ognuno a suo piacimento può aggiungerci qualche cosa, basta che non lo storpi fino alla Infatti, fine. quella tu sai che c'è la differenza fra identità e tradizione. L'identità è la purezza della musica originale, mentre la tradizione è innovazione, dove l'uomo non è spettatore, ma è protagonista dei cambiamenti. E quindi Infatti. l'identità è. Allora, la tradizione si nutre dell'identità, è il fuoco dell'identità, però se non ci fosse la tradizione, l'identità diventerebbe cenere. Sono due cose. Se no, altrimenti staremmo ancora ai tempi del legno sopra la pietra dentro le caverne. L'identità, ecco, c'è il tempio che è sacro, ma se non ci fosse la tradizione, l'identità sarebbe morta. Un Ma esempio poi per tutti è l'organetto. L'organetto è un strumento di musica tradizionale, non identitario, perché compare da noi nel fine 800 e ha arricchito la musica popolare diventando tradizionale, ma nell'identità l'organetto non c'è, come la pizza è vitosa. c'è ragione perché l'organetto è entrato un po' Come la fisarmonica, no? a piedi pari nella musica popolare, perché per quanto riguarda gli strumenti di musica popolare c'è una distinzione che tra l'altro ha fatto un tedesco, perché noi ci siamo accorti della nostra etnomusicologia un po' troppo tardi, e questo tedesco aveva diviso gli strumenti musicali in due: strumenti primari e strumenti secondari. Oppure Strumenti. ci sta pure gli strumenti, oppure anche poi ci sta pure l'altra parte che sono gli strumenti camuffati, quelli con l'energia elettrica, no? Vabbè. Strumenti principali sono quelli che il contadino, il pastore, riusciva a costruirseli da solo. Quindi i vari flauti, le ciaramelle, i Zampone. tamburi, anche le zamboni. Io ho visto costruire in Calabria una zambogna da un signore che adesso è morto col coltellino. Cioè lui costruiva la zambogna col coltellino, senza torni e senza niente, faceva a mano. Cioè, Lo stesso tamburo, no? Facevano quello con la pelle di capra, no? come no, pelle di capra, giravano da un pezzo di legno, quelli. Sono strumenti che si possono fare da solo. Invece, strumenti secondari sono gli strumenti che per costruirli hanno bisogno di un laboratorio. Per costruire un organetto ci vuole un laboratorio, e quindi l'organetto è uno strumento secondario, non è uno strumento che appartiene alla tradizione. Anche perché l'organetto è stato copiato da uno strumento tedesco, dall'accordium. Pare che un Castagnari, che era andato in un Ci ha preso pellegrinaggio. abbiamo fatto la trasmissione, forse ti è sfuggita con Dino Dell'Unto sull'organetto, ci ha spiegato tutta la Ah, storia. vabbè, e allora non mi No, limito. perché poi ti invito a vederlo perché sono bravissimo, infatti ha detto quello che tu stavi dicendo. No, perché ho ancora qualche altra domanda da farti, Pierluigi, ma No, volevo concludere il coso nel dell'evoluzione concetto. della
l'evoluzione della tradizione, no? Perché l'evoluzione della tradizione è automatica, perché la tradizione si è sempre tramandata tramite la tradizione orale, cioè da generazione in generazione, non essendoci niente di scritto. Quindi, una volta, nel momento in cui una tradizione passa da una generazione all'altra, chi acquisisce sicuramente ci mette qualche cosa di suo, oppure si dimentica qualche E cosa qui, infatti, che vale. è Quindi c'è innovazione sempre, dove l'uomo è il va protagonista, non avanti spettatore. sempre. Volevo Questo, confermare quello che avevi detto no, prima. no, ma figurati, perché molti confondono la tradizione con identità, capito? Che su due cose completamente. Allora, ti faccio un esempio. Adesso nella Età Murata è presente spesso, ormai sempre più la fisarmonica ed è presente anche l'organetto, ma non è identità, è tradizione, perché la Età Murata era semplice tambura e canto. Quella identità. E Tambur e voce. Can, infatti quella si era la. chiama, si chiamava canto in coppo tambur. Infatti quella è l'identità, la tradizione con gli strumenti che, ecco, per esempio, Carlo Faiello con il zambognale che abbiamo portato, Conosco. Angelo e Diego ha messo la zambogna nella tammurriata, non so se hai visto il video, qualcosa di strepitoso. E quindi quella è tradizione che va avanti, no? Si va avanti. Certo. Quello è il discorso. E Pierluigi, quindi adesso ho visto che hai fatto anche delle sperimentazioni con la musica importante, ho visto nelle chiese con la musica, con la banda musicale, cioè hai Sì, fatto praticamente, quelle sono dunque la tua è una sperimentazione continua. sì, insomma, noi cerchiamo sempre di proporre cose alternative, perché io dico sempre, il problema dei creativi è quello che si devono sempre inventare cose nuove, perché altrimenti non si divertono, hai capito? Quindi Sì, cerchiamo. ma anche perché, sai, che la parola cultura vuol dire futuro, no? Come fioritura, nascituro, Certo, morituro. certo. Cultura è sempre proiettata avanti, dove la storia non è un porto, ma è un faro, nulla di più. Certo, certo. E Pierluigi, il tuo futuro, sempre briganti nell'Appia. Mo, Briganti dell'Appia, io ho fatto questo progetto che ho detto prima di su Dante, che mi ha dato tante soddisfazioni, proprio sono veramente soddisfatto perché Ma hai fatto un CD? Che hai fatto? No, abbiamo fatto, lo puoi trovare su YouTube, una registrazione ci hanno fatto all'auditorium di San Cosme e Damiano. Lì, magari poi ti mando il link. Lì l'hanno Sì, sono curioso, mi stai registrato. incuriosendo. Perché lì sono monologhi, sono musiche fatte da noi, sono balli popolari e sono proiezioni video. Quindi tutto un miscuglio. Poi ultimamente da poco ho finito un progetto che ormai faccio da 18 anni, finanziato dalla Regione Lazio, che è il Natale tradizionale. Inizialmente era nato come lezioni concerto nelle scuole, dove andavo a spiegare il Natale tradizionale, tutte le canzoni, tutti i rituali, eccetera, eccetera. Adesso in modo particolare ci chiamano nelle chiese, per cui andiamo a fare. In genere nel periodo da novembre a dicembre, in genere facciamo 12-13 concerti e diciamo che è un progetto musicale che nasce a seguito di questo libro che ho stampato nel 2004, Movere Natale, la tradizione natalizia e la musica popolare, dove la prima parte è dedicata a tutto il Natale. Poi c'è una seconda parte dedicata agli strumenti musicali e c'è una terza, ecco, una zampogna, e c'è una terza parte dedicata ai generi musicali, per cui pizzica, tamurriata, saltarelli, questo Sì, è il sì. foglio. Sì, E questo ancora lo portiamo in giro, questo progetto. vabbè, se è sempre attuale, quando è sempre attuale è giusto Adesso continuare. in vista, aspettando che
nominano la Via Appia patrimonio dell'UNESCO. Già sto approntando un progetto sulla Via Appia, musiche storie sulla Via Appia, con un repertorio che appunto parte da Roma e arriva a Brindisi. Ho capito. Senti, come ricercatore invece, come studioso, c'è qualcosa che stai pensando? No, per il momento siamo un po' fermi, pure perché questo lavoro di Dante ci ha preso parecchio tempo, però è stato tempo speso bene. Come ricerca farò qualche altra piccola ricerca sulla Via Appia, proprio per andare ad integrare questo progetto che sto mettendo in atto. Luigi, noi di solito terminiamo le chiacchierate con i nostri ospiti con un pezzo musicale, quindi lasciaci in musica, come vuoi tu, quello che vuoi fare tu fai, non mi interessa. Guarda, ti voglio fare una ritmica a cui sono affezionato, perché quando poi ci stanno le cose dietro, la cosa diventa più piacevole e più importante. Sto parlando della Madonna dell'Avvocata, che è la Madonna di Maiori, no? Eh sì, Là c'è la un'antica tradizione. conosci La bene. conosci bene? Eh sì, perché spesso sto al tramonti con gli amici della Paranza Tramontana. Poi ho fatto tre trasmissioni, mi hanno spiegato bene tutto sull'avvocata. Sono andato in pellegrinaggio pure con l'avvocata. Per esempio, Allora, sono questi stato te l'hanno. recentemente, pure, io ogni anno vado pure a Montevergine perché faccio la L'hanno detto Pellegrini. come fanno nella processione i Damorrati. Sì, Allora, sì. questo ritmo di Ripeti. Damorra si divide in tre parti. Allora, la prima parte, tutta la processione, quelli che portano la Madonna, vanno avanti al ritmo di Damorra. Poi c'è una seconda parte che è una votata, come si dice in gergo di Damorrati. C'è una votata dove chi porta la Madonna fa un giro di 360 gradi. Poi c'è una parte intermedia dove questi portatori si fermano e poi riparte la Damorriata con il ritmo iniziale. Quindi alla fine sono tre ritmi che accompagnano questa processione. E adesso te lo faccio sentire. Tu lo sai che a Tramonti, grazie a Isidoro e alla sua band, Raffaele, Isidoro, Raffaele, Doro, ho scoperto che lì c'hanno un canto tradizionale su Fra Diavolo. Te l'ho mandato il link, non so se l'hai Ah, visto. no, non l'ho Te lo devo visto. rimandare. Loro hanno trovato questa cantata di Fra Diavolo, Pierluigi, che è di una bellezza stratosferica. E a Guarda, livello sono proprio bello, assurdo. ma poi molto, molto i testi molto intensi, perché poi parla proprio della libertà, alla Fra Diavolo che per la libertà ci ha rimesso le penne. Te lo devo far sentire, è bellissimo. Ah, un'altra cosa ti volevo far vedere che a te ti piace. Questo è il libro che ho fatto durante la pandemia. Non potendo fare concerti, ho chiesto Ma aiuto sti agli libri si amici. possono avere? Sti libri, se ti vengo a trovare, mi li puoi dare qualcuno? Sì, Ce l'hai una copia? Mo come no? E che vengo questo a qua, Gaeta ti chiamo. sì, e questo qua parla appunto di cosa succede tra Natale e Capodanno in terra di lavoro, ma la cosa più importante che sono riuscito a fare è questo CD, Natale e Capodanno con i musicisti di terra di lavoro.
dove ci sono tutti i pezzi tradizionali della Natività in modo cronologico, cioè da quando arrivano a Betlemme fino alla fuga in Egitto, e qui hanno suonato 50 musicisti di Terra di Lavoro. Se mi permetti, te li vorrei citare a uno a uno, no, a uno a uno, a gruppo a gruppo. Dimmi. Allora, ci sta Enrico Capuano e la Damurriata Rock, perché Enrico Capuano è originario di Falciano sul Massico, in provincia Sì, di io Caserta. abito a Cassina, ma sono nato a Sessa io. Ah, poi ci stanno i Popular Song, che sono di Sessa Aurunga, un gruppo Sì, gli amici di fantastico, Carmine, Cani, sì. Carmine. Poi ci sta Nando Cidarella con la Paranza, perché Nando è originario di Nola e Terra di Lavoro arrivava proprio Arriva all'estremità. da Rocco Mandolfi. Poi ci sta Antonio Petronio con Mauro Amado. Antonio Petronio è di Esperia, Mauro Rocco Amado è di... Guglielmo. conosci meglio di me. Poi ci stanno il gruppo mio Terrunica Ethno Quartet, che è un altro gruppo che ciò che fa un folk un po' più mediterraneo, più sonorità mediterranee. Poi c'è Gianni Verilli, poi c'è Benedetto Vecchio, i musicisti del Basso Lazio, Briganti dell'Appia. Poi c'è un coro di Idri in jam session con Gianni Verilli. Poi c'è Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo, il maestro Servillo degli Avion Travel, vincitore anche di un festival di Sanremo e di Caserta. E poi c'è Alessandro Parente con un brano dove c'è anche la voce di Moni Ovadia. Poi i canti di Questua, perché chiaramente a Natale e a Capodanno, il Capodanno stanno i canti di Questua, le cosiddette strine, i sciusci a Gaeta, i Bugu Bugu a Sessa Aurunca. E ci abbiamo Nando Cidarella con Gabriella Aiello, poi ci abbiamo i musicali a Aurunca, poi ci abbiamo uno sciuscio gaetano, il Logica Allegrie, e poi ci abbiamo un Bugo Bugo che è la famiglia Virgulto, grandi amici di Sessa Aurunga, Alberto, Amedeo Grandissimo. e Ivan, che tu Ho penso conosci. fatto, ti devo mandare oltre a te, ho ripreso il Natale che hanno fatto a Cellone, ha fatto una quando nascette il ninno Ivan Ivan, da brividi. l'ho visto l'altro giorno a Gaeta. Da Ivan brividi. ha suonato con me pure per parecchio tempo. E Tra infatti lui e sta. Amedeo, pensa che Amedeo è l'uomo capace di trovare il punto G alla fisarmonica. Per Lo so, ci ho suonato come con la Amedeo. suona. Con i Ventropea eravamo Loredana Del Rez, Silvana Boschin, Amedeo Virgulto e Piero Moschitti, i Beh, Ventropea. sono stati grandissimi anni allora, di grande musica. Io non vi conoscevo, quindi non Guarda, frequentavo Claudio, neanche io da mo so 5 anni, un po' che, ma io sono stato 10 anni che tra un gruppo e un altro c'avevo una media di 100 concerti l'anno. Io sono arrivato un anno a fare 120 concerti, che me li segnavo. Quindi ti voglio dire, era più il hai tempo. molto da dire se ti ho intervistato, che poi tra l'altro tu sai che questa rubrica si chiama Musicanti e Cantori in Alta Terra di Lavoro, quindi più di te chi poteva, chi non poteva, come faceva a non stare qui? Ecco, ti ringrazio dell'invito intanto. Ma figurati, grazie a te Pierluigi, noi siamo onorati di averti ospitato. Certo, mo ti vengo a trovare presto perché ci sono alcune cose che mi devi dare. Mitti l'anima in pace, Con perché non so. piacere, io Ma regalo, figurati. se so che le cose stanno in buone mani, regalo veramente con piacere. Cacchione richiesto e moglie ma mi caccia la casa, fra libri e dischi e cose, mi caccia. Non so, c'è chiudo la giametta, guarda. Sto veramente ma già fa una stanza una casa Lo per so, sta ma roba che c'è. purtroppo, e meno male che non sono di niente, però se stavi come a me, io sono di tamburi, ho 2 pareti piene. Per non Meno parlare, male, ci mancava solo questo, ci mancava solo mettere io ho persino una cornamusa a casa che non ho mai suonato. Che vuoi passo. Comunque fare? Pierluigi,
Dobbiamo chiudere perché, come al solito, dobbiamo fare un'ora. Guarda quando siamo arrivati. Comunque è stato un piacere grosso. Ti abbraccio, grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, alla prossima.